saranno oltre 1200 partecipanti tra atleti, tecnici e dirigenti alla prima edizione dei Giochi Invernali 2014, ideati dal CONI Veneto, in programma negli impianti di Falcade ed Alleghe dal 14 al 16 marzo, una prima edizione invernale dei giochi ufficializzati nella sede della Prefettura Belluna. Con il prefetto Giacomo Barbato c'erano il questore, i comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e del 7° Reggimento. Per l'occasione a Belluna è arrivato il presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, affiancato dai delegati di CONI Padova Flaviano Buratto e di Belluno Luciano Trevisson e dal super medagliato olimpico il bellunese Oscar De Pellegrin. E così, dopo le tre esperienze estive di Chioggia, Bartolino e Caorle, ora ci sarà anche questa nuova cornice invernale, come ci ha detto il presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle. Il Veneto è una grande regione di turismo, abbiamo il mare, abbiamo i laghi, ma abbiamo anche la montagna, una montagna bellissima, conosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze naturali, ma anche perché è un richiamo importante per un turismo sportivo, turismo dello sci, turismo del ghiaccio, e credo che questo noi come sport l'abbiamo voluto ricordare attraverso questa manifestazione. Manifestazione difficile, impegnativa, però noi vogliamo dare un segnale. Noi siamo, sì, ci divertiamo, i 200.000 volontari del Veneto fanno lo sport per divertimento, ma portiamo anche tanto benessere economico, portiamo e miglioriamo la salute dei nostri giovani e dei meno giovani, portiamo turismo sportivo, e quindi quando si fanno i bilanci bisogna ricordarsi che lo sport è molto importante per una regione come la nostra, una regione che ha nel DNA il turismo. È un momento in cui si fanno i bilanci, allora io chiederei che nel bilancio ci fosse la materia sport considerata come un elemento non di divertimento, ma un elemento importante, perché può portare anche molto benefici a una regione come la nostra. Purtroppo nelle istituzioni lo sport è considerato come un di più, non è un di più, è un elemento indispensabile per una nostra nazione che sul turismo e sulla sport conta molto. Per me è stato un vero piacere accogliere la richiesta del presidente regionale del CONE e di tutti quanti hanno voluto che questa manifestazione fosse presentata qui al Palazzo dei Rettori, che è il palazzo simbolo di Belluno. Sono felicissimo di aver potuto aderire all'iniziativa e sono sicuro che questa è un'iniziativa che porterà sul territorio bellunese il valore aggiunto dei ragazzi, del futuro, dell'entusiasmo, e rappresenterà anche un volano ulteriore per quanto riguarda anche gli aspetti economici dell'indotto, oltre che a quelle della conoscenza di questo territorio, che onestamente non ne avrebbe bisogno essendo un territorio meraviglioso. Però anche la promozione a livello di comunicazione aiuta assolutamente anche in questo senso. Per la Regione Veneto, partner della manifestazione invernale, c'era il consigliere con delega allo sport, il bellunese Dario Bond, il quale ha ricordato come la Regione abbia avuto a cuore questo progetto fin dal suo nascere, anche alla luce degli echi sulle precedenti edizioni estive, tanto da sostenere con determinazione i primi giochi invernali, anche se le risorse disponibili sono sempre più risicate. Dopo il grande successo di Caorle, sono convinto che ci sarà anche un grande successo alla prima edizione di sport invernali del CONI a Falcade. Falcade poi ha una grande attrezzatura sia per quanto riguarda lo sci, sia per quanto riguarda assieme a Alleghe, l'hockey e gli altri sport collegati. La Regione ci crede, e approfitto anche per dire che la Regione ci deve credere anche, e il Consiglio regionale ci deve credere anche, nella nuova legge in materia di sport, che il 2014 sarà probabilmente l'anno in cui verrà approvata e uscirà, perché da questa nuova legge noi pensiamo di avere una programmazione più importante anche dal punto di vista finanziario per quanto riguarda lo sport della Regione del Veneto. Bisogna in qualche maniera dare garanzia allo sport, al CONI, allo sport del Veneto, di avere una programmazione finanziaria che non vada oltre i 6 mesi, ma che sia una programmazione finanziaria che duri almeno 4 anni, di modo che si possano
contare sugli investimenti per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, ma si possa contare anche per quanto riguarda gli investimenti riguardano le manifestazioni sportive. Manifestazioni di tutti i tipi, dagli sport più importanti agli sport minori. Una regione Veneto, ha ricordato il presidente del CONI Bardelle, seconda solo alla Lombardia per numero di società sportive e di risultati, ma prima in rapporto con la popolazione, 5 milioni di abitanti contro i 10 della Lombardia. Quindi deve essere messa nelle condizioni di avere finanziamenti da dedicare allo sport, che deve diventare materia scolastica con pari dignità con gli altri insegnamenti. Parte attiva della scelta di Falcade ed Alleghe per i giochi invernali 2014 è stato il delegato del CONI di Belluno, Luciano Trevisson. Oggi eravamo qui nella prefettura alla presentazione di questo grande evento. Indubbiamente tutto il bellunese sente la necessità e ha la voglia di fare qualcosa, specialmente per i bambini, per i piccoli, per lo sport invernale. Noi oggi abbiamo tastato il terreno e abbiamo visto che tutte le forze convogliono per questa organizzazione. Quindi io spero che la cosa riesca e che il tempo anche ci aiuti, perché in questo momento di neve ne abbiamo da vendere a tutti. Ad Alleghe faremo tutti gli sport interni del ghiaccio, a Falcade tutti gli altri sport, indubbiamente con l'apertura anche e il fondo nell'anello di Falcade, che è una magnifica piana lì, facile da vedere e anche per i bimbi da fare. A Belluno è stato anche confermato che i prossimi giochi estivi avranno per palcoscenico un'altra splendida location, quella dell'altopiano del Cansiglio. Nella regione di Falcade ed Alleghe è stata inserita anche la fase dei giochi sportivi studenteschi e un importante convegno sulle fondamentali sinergie con la società italiana, che deve avviare tra amministrazioni locali, istituzioni sportive e realtà imprenditoriali. Una collaborazione che il presidente nazionale del CONI, Giovanni Malagò, aveva richiamato con forza nel corso della sua recente visita in Veneto. I dettagli tecnici della manifestazione invernale di marzo sono stati presentati dalla FISI, FISG, FISO, rispettivamente da Roberto Bortoluzzi, Nadia Bortot e Mary Paradel.